Pallacamon di San Giustino, oggi è successo davvero dell'incredibile, Città di Castello ribalta il pronostico, quello che era il pronostico alla vigilia, cade la Lube Banca Marche di Macerata da 2-0. Che cosa è successo? Ancora non lo sappiamo nemmeno loro, non lo sanno nemmeno loro. Mi ha tolto le parole di bocca, siamo insieme a Ludovico Adolfo e Jacopo Massari, due dei stragrandi protagonisti dell'incontro. Partiamo con Jacopo. Jacopo, sei sfinito, ma quanto sei contento? Bella vittoria. No, veramente. Guarda, sono contentissimo perché arrivavo da un periodo bello e questo appuntamento in casa bisogna onorarlo nel migliore dei modi. La gente ha riempito il palzetto e penso che oggi sia stata veramente una gran festa e una squadra così è ce ne fosse. Jacopo non ha più nemmeno il fiato per parlare, però ne avrà Ludovico che è stato in panchina per 2-7 più o meno, Poi sei entrato e lì c'è stata una bella svolta. Ludo, complimenti perché te la sei sentita di tirare in battuta, di tirare avanti, eri tranquillo e questo ha portato bene a tutta la squadra. Sì, oggi è andata tutto bene. Abbiamo reagito a Macerata, che comunque è una grande squadra, noi pensavamo comunque di fare una buona partita, ma comunque non di vincere. E niente, dopo abbiamo giocato senza paura e l'abbiamo fatto, l'abbiamo dimostrato. Ringrazio veramente tutti i tifosi di questo palazzetto, sono stati eccezionali. Ringrazio i miei compagni di squadra, ringrazio il coach, mi ha dato sempre fiducia in questo periodo. E quindi niente, adesso ci godiamo questa vittoria. No, ce la godiamo tutti. Girone di ritorno strepitoso, davvero 5 partite vinte su 6, di cui l'unica sconfitta a Piacenza. Dove ci può stare, dove può arrivare Jacopo e Ludo dopo l'Alto Tevere, Città di Castello? Non so, io parlavo l'altro giorno con Matteo e altri ragazzi, dicevo che bisogna guardare una partita alla volta. Oggi sicuramente l'obiettivo è quello di divertirsi, perché comunque guardando l'avversario ci avrebbe messo tanta pressione, se ci fossimo innervositi avremmo sbagliato proprio l'approccio alla partita. E penso che guarderemo una partita alla volta e andremo dove, non lo so neanche io, guarda, sono distrutto. Dobbiamo svegliare Jacopo perché oltre che non ci crede, non ce la fa più. 2:40 di gioco, Città di Castello porta a casa 2 punti importantissimi contro la capolista, sembra un sogno ma è realtà. Ci vediamo domenica.